Massimo Polidoro, buongiorno. Buongiorno, E benvenuto davvero qui nel posto delle parole per raccontare della nuova scrittura. Però prima di raccontare questa nuova scrittura, Massimo Polidoro, venendo in studio questa mattina pensavo esattamente al problema dell'acqua, no? E al problema dei rabdomanti, no? Nel senso che i rabdomanti sono stati chiamati per capire dove ci sono delle falde, no? Per trovare l'acqua sempre più giù. E allora mi è venuto in mente un vecchio dibattito per quanto riguarda la ricerca dell'acqua da un punto di vista scientifico. Ora, Massimo Polidoro, chiedo subito, ma allora i rabdomanti? Che No, c'entrano con la scienza? non hanno nulla a che fare con la scienza, nel senso che tutti i tentativi che si sono fatti nel corso di ormai di un secolo, ma anche più in realtà, per capire se davvero i rabdomanti sanno trovare l'acqua in maniera, diciamo così, superiore a quella che potrebbe trovare chiunque abbia un po' di familiarità con i terreni, con le possibilità anche statistiche, se vogliamo. Beh, si è visto che non c'è questa capacità, cioè una persona che si intende dei terreni lo trova tanto quanto un rabdomante. Certamente è vero che chi insomma si convince magari di avere queste capacità probabilmente sviluppa questo talento di riconoscere un terreno più o meno probabile, un punto dove scavare e quindi può essere d'aiuto, ma questa non è una facoltà normale, non è una capacità, diciamo, a cui ricorrere quando ci sono esperti, cinologi, ma anche altri tipi di esperti che possono essere d'aiuto in maniera sicuramente più concreta. Questo rientra proprio nel come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai. Questo è il sottotitolo dell'ultimo libro di Massimo Polidoro pubblicato da Feltrinelli, La scienza dell'incredibile. Ora, dentro la parola incredibile, Massimo Polidoro, possiamo veramente mettere tutto quanto. Eh sì, ci sta davvero di tutto, proprio perché la cosa interessante che viene fuori da questo mio viaggio nelle nostre credenze è che noi siamo delle macchine, o meglio, siamo degli animali, perché siamo Homo sapiens, che hanno sviluppato delle capacità molto sensibili di immaginare intenzioni, di immaginare collegamenti in tutto ciò che capita intorno a noi, di costruire relazioni di causa e effetto anche dove non ci sono tutte queste cose, perché abbiamo bisogno di dare un senso alla realtà. E allora, siccome queste capacità erano fondamentali per i nostri antenati, appunto Homo sapiens, per 300.000 anni, per sopravvivere in contesti veramente rischiosi, pericolosi, dove ogni giorno si rischiava di morire, hanno sviluppato questo talento, perché è l'unica cosa che li ha differenziati tra gli altri animali. Ed è stata, diciamo così, la risorsa che ci ha salvati. Ma oggi, in un contesto completamente diverso, noi oggi viviamo nei palazzi, negli grattacieli, andiamo in aereo, non siamo più in mezzo alla savana con le belve feroci, però abbiamo lo stesso tipo di reazioni impulsive, istintive, che spesso prendono il sopravvento sulle nostre capacità più razionali, più logiche, no? E quindi ci portano a vedere cose che non ci sono, a credere a cose che magari non esistono. È una caratteristica della nostra natura che si può, in qualche caso, soprattutto quando le decisioni da prendere sono importanti, cercare di contrastare provando a utilizzare queste capacità razionali, più faticose, certo, ma sicuramente più capaci di darci risultati concreti. Certo, più faticoso perché bisogna fare un ragionamento e quindi le scorciatoie non, come dice Telmo Pievani, a chiusura della sua prefazione, le scorciatoie mentali sono degli autoinganni e quindi bisogna aprirsi alla strada di nuovi mondi. Ma è sempre utile, Massimo Polidoro, ricorrere all'antico proverbio latino che ha messo in esergo ubi dubium, ibi libertas. Quindi dove c'è il dubbio c'è libertà. Bisogna avere dubbi, andare a cercare, essere curiosi. Esattamente, questo è l'antidoto, farsi domande, voler capire le cose, non fermarsi di fronte, o meglio, non fermarsi in superficie delle cose. Purtroppo oggi vediamo anche questo consiglio frainteso sul web da tutte quelle persone che si convincono che avere dubbi significhi
dubitare di qualunque cosa e rifiutare anche i fatti accertati. Questo non vuol dire avere dubbi, questo vuol dire negare spesso anche l'evidenza. Lo vediamo con chi rifiuta il cambiamento climatico, rifiuta l'utilità dei vaccini, addirittura nega che esiste il Covid. Insomma, ci sono tanti modi in cui questo non è dubbio, no? Il dubbio è proprio la parte sana del nostro ragionamento ed è il motore della scienza, dubitare, farsi domande, cercare però prove per tutto ciò che viene affermato. Quando le prove ci sono, vengono ripetute, vengono replicate, vengono confermate da altri ricercatori, beh, abbiamo stabilito un fatto, non c'è più bisogno di essere ancora dubitanti se non con il desiderio di ampliare questa conoscenza, di renderla ancora più ricca. Eh sì, di renderla ancora più ricca, quindi il ragionamento motivato deve essere sempre dentro la nostra testa, per cui anche se ascoltiamo quello che viene definito oggi in maniera giusta, spesse volte, e altrettanto anche in maniera ingiusta, cioè lo storytelling, anche da parte della scienza c'è storytelling, c'è narrazione, ma in questa parola, senza demonizzare ovviamente la definizione di storytelling, ma in questa parola, Massimo Polidoro, quanto fraintendimento c'è? E la narrazione, la capacità di raccontare storie e il bisogno che abbiamo tutti noi di ascoltare storie che ci viene ancora una volta da molto lontano, perché era l'unico modo che avevamo quando non esisteva la scrittura, quando non esistevano altri modi per trasmettere conoscenza, di tramandare quelle che erano appunto le tradizioni, le competenze, le capacità dei popoli, delle tribù, no? Ecco, questa capacità che noi esseri umani abbiamo di raccontare storie è prezioso perché può unire i popoli, ma può essere una doppia faccia, cioè può anche diventare pericolosa, dannosa, quando questi popoli li unisce su una storia completamente sbagliata, falsa, ne abbiamo visti nella storia e ne vediamo ancora oggi tanti esempi per aggredire, perseguitare un altro popolo, un altro gruppo di persone che riteniamo diverso da noi. Ecco, allora quando la storia ha questa forza così potente, riesce a convincere tante persone a non vedere più la realtà, ma a vederla attraverso gli occhiali di quella loro interpretazione, spesso può portare a conseguenze drammatiche. Conseguenze drammatiche, ma a volte ci sono anche delle conseguenze che non sono drammatiche, ma in ogni modo sono pericolose. Ad esempio, lo stiamo vivendo in queste settimane, no? Massimo Polidoro, ad esempio, con la nuova apparizione, no? Di questa Madonna che lacrima, qui la scienza, non ha nulla a che fare, e c'è tanta voglia di circuire le persone. E vedo qui una sottolineatura di una citazione. Sai qual è il pericolo più grande che corrono veggenti e cartomanti, Massimo? È quello di finire per convincersi di possedere realmente poteri magici. Lo so, perché è successo anche a me. Ecco, possedere poteri magici. E perché? Beh, da un lato è facile convincersi di possederli, perché qualcosa che a tutti piacerebbe, e dall'altro è facile credere che qualcuno ce li abbia o che abbia la possibilità di evocare appunto questi poteri magici, perché è un bisogno, come dicevamo prima, spontaneo, innato, che ci viene quello di ricercare connessioni, ricercare significati anche dove non esistono. E allora se qualcuno si dice io ho questa capacità, io posso curare le malattie, posso risolvere i problemi in maniera soprannaturale, in maniera magica o di qualunque altro tipo che non sia quello oggettivo, beh, molti sono pronti e disposti a crederci proprio perché non hanno se questo bisogno, dall'altro quando una promessa di qualcosa che altrimenti non sarebbe possibile ottenere è troppo bella, difficile far finta che non ci sia o ignorarla, anche se questo può portarci a conseguenze ancora più gravi, no? Come appunto chi abbraccia cure non verificate, non dimostrate e poi si trova in condizioni peggiori. Questo libro ha avuto una gestazione molto lunga, Massimo Polidoro. Eh sì, beh, diciamo che arriva da molto lontano, perché la domanda è perché crediamo, che è al centro di questo libro, mi accompagna da sempre, da quando ho iniziato questo viaggio appunto più di 30 anni fa insieme a Piero Angela. E in questo lungo cammino diciamo che la ricerca scientifica si è interrogata su questo tema tante volte, ma devo dire che negli ultimi anni, proprio in seguito
a quello che vediamo, i cambiamenti forti che vediamo nella società, e quindi anche la facilità con cui si diffondono oggi, grazie ai social, fantasie, fandonie, teorie del complotto di ogni tipo, ha incentivato la ricerca, lo studio dal punto di vista neuroscientifico, psicologico, biologico, su questi temi. Quindi davvero oggi riusciamo ad avere una panoramica più ampia, più completa forse, ma sicuramente ci saranno tanti tasselli che arriveranno ancora, però mi sembrava il momento giusto per raccogliere tutti questi dati, questi risultati, per dare questo quadro di insieme e finalmente capire un po' come mai siamo delle macchine, come si dice, emotive, che ogni tanto pensano, e non macchine pensanti che ogni tanto si emozionano. Eh sì, che ogni tanto si emozionano, ma nell'emozione dobbiamo cercare anche la ragione del nostro esistere e mettere dentro la nostra esistenza la parola dubbio, che non è semplicemente un'idea filosofica, ma è un'idea filosofica del vivere, cioè la filosofia non è altro che questo. La scienza dell'incredibile, come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai, pubblicato da Feltrinelli, prima di salutarci, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni, Massimo Polidoro? Ce ne sono tanti, posso dire, sono molto diversi. In questo momento, proprio tra le mani, ho ripescato un vecchio libro di Piero Angela che si chiama L'uomo e la marionetta, e che risale a 50 anni fa. Ma è incredibile leggere in questo libro, a parte appunto la capacità di Piero di raccontare le cose già allora in maniera chiara e accessibile a tutti, tantissime delle scoperte che poi sono state confermate ulteriormente dalla ricerca su come noi, in quanto esseri umani, siamo veramente in balia sia dei nostri geni che dell'ambiente che ci circonda. Quindi ecco, anche qui, no, la nostra libertà alla fine di decidere, di scegliere, è sempre condizionata, anche se non ce ne rendiamo conto, da tutti questi aspetti. È una lettura molto interessante che sta ormai, ahimè, introvabile. Grazie davvero Massimo Polidoro e buona giornata. Grazie a voi.